Buongiorno a tutti, ovviamente 200.000 messaggi, va bene chiaramente. Oggi nuovo trekking, siamo a Sestola sotto al Monte Cimone e oggi andiamo a fare questo bellissimo trekking qua. Tutto qua le indicazioni. Nello specifico andiamo a fare il sentiero numero 10 che porta alla Rocca. Sentiero che avevamo già fatto, c'è già un video qua sul canale, ma oggi lo facciamo soltanto a piedi senza macchinino. Detto questo, via con la sigla e iniziamo. Ok, come possiamo leggere da questo cartello qua, il sentiero in questione che andremo a fare adesso è un anello, quindi si parte e si torna qua volendo. Altra roba importante, prima di partire col video, una piccola e doverosa premessa. Dopo il video ho fatto una cazzata, che avete visto un po' di tempo fa, mettiamola così, perché non so ancora bene quando uscirà. E sto facendo un altro trekking da solo, ma ci sono due, mettiamole così, differenze rispetto al solito. La prima è che questo sentiero è molto molto più breve, non sono quei fantomatici 10 km rappresentati 15-16, ma sono molti molti di meno, tipo 1-2-3 al massimo. Seconda cosa, è un sentiero, questo, che ho già fatto una scaterbata di volte e quindi decisamente lo conosco molto meglio rispetto a quell'altro, quel video là, che era una roba tutta totalmente improvvisata. Quindi non partite nei commenti con ma hai detto in quel video certe cose, per adesso le stai tornando a rifare, robe così. È diversa la situazione, ok? Vi parlo adesso, finché il sentiero è ancora tanto in piano, perché a salire potrei avere un po' di fiatone e quindi sfruttiamo il momento, ecco. Mettiamola così, il trekking che sto facendo oggi mi serve più che altro a me, più che per un video vero e proprio, per ricordarmi di un periodo della mia vita che sto vivendo in questo momento. E perché mi seguo un po' anche sui social, tipo su Instagram, se già non lo fate, andate a seguirmi possibilmente per venire sempre aggiornati. E ovviamente iscrivetevi anche al canale, lasciate un bel like, che tanto mi fa sempre piacere. E, dicevo, il periodo della mia vita che sto vivendo in questo momento è abbastanza pieno di roba. E, per chi non lo sapesse, ho finito tutti gli esami all'università e quindi ora è giunto il momento di scrivere la tesi. Probabilmente per una mia caratteristica personale, quindi una gran ansia da prestazione, da voler essere del meglio che posso dare, piuttosto anche solo il ho paura di deludere gli altri, non la sto vivendo particolarmente bene. E ho iniziato a scrivere la tesi da 2 settimane e ho iniziato a leggere libri, perché poi all'inizio devi fare praticamente quello. Mi sono reso conto che tante robe faccio fatica a capirle, che non è semplice e mi sono un po' cagato sotto, sinceramente. Cagato sotto nel senso che ho detto, merda, come facciamo? Non è come preparare un esame o la tesi delle superiori o delle medie, che hai già tutto il materiale. Qua devi essere tu a farti la ricerca. E mi sono cagato un po' in mano. Perché andando alla ricerca ho detto, ecco, dove sbatto la testa? Come mai tutte queste cose non le capisco? Come mai faccio tutta questa fatica? E quindi, ansia a palla, e poi io ho somatizzato un sacco sullo stomaco e sull'intestino, quindi potete immaginare il bel casino che succede, e quindi non era un bel periodo. Avevo anche la pressione e i battiti cardiaci che salivano, scendevano a caso, cioè ero abbastanza scombussolato. E mi svegliavo la mattina più stanco di quanto andavo a letto la sera. Di conseguenza, cosa mi è venuto in mente di fare? Visto che praticamente era una settimana che ero ridotto così, precisamente dopo il video sempre ho fatto una cazzata, adesso sto registrando tipo a quasi una settimana esatta da quel video lì,
e ho deciso di staccare un po' dalla vita in città, quindi computer, scrivania, camera mia e tutto il resto, aria condizionata, e venire in montagna. Non so bene perché, ma quando vivo queste situazioni completamente di sovraccarico, quando proprio ti senti che sei tampinato, bombardato e non ti salti fuori, ho trovato che una cosa che almeno con me funziona molto bene è cambiare aria, andare da un'altra parte e ricaricarsi. Principalmente è quello, cioè la cosa che a me serve maggiormente è ricaricarmi, perché una volta che sono di nuovo carico me la vivo meglio. Adesso cambio braccio perché se ne sono la telecamera così sto venendo un crampo. Quindi, ieri l'altro, sono venuto appunto qua su in montagna, a Sestola, sotto il Monte Cimone, se vi interessa la location, appunto per staccare un po'. Non so se funziona un po' con tutti voi, anzi magari ditemelo qua sotto nei commenti se succede anche a voi, ma come appunto ripeto funziona molto bene. E anche soltanto il fatto del venire qua su all'aria aperta, stare in giardino a studiare, perché comunque la roba per studiare me la sono presa dietro, così per staccare un po' la testa, raga, funziona. Cioè io sono arrivato su ieri mattina che ero smorto, veramente ero scarichissimo, zero energia, mal di testa, sonno. Ho passato un pomeriggio in giardino a leggere libri, comunque a studiare per la tesi, ma così tutto sotto il sole, come se avessi un pannello solare. Mi sono ricaricato stamattina, anzi no, già ieri sera prima di cena mi sono accorto che stavo decisamente meglio, ma ero proprio carico energicamente, avevo un sacco di voglia di fare cose. E infatti poi oggi sono venuto qua a fare un bel trekking per raccontarvi un po' di questa cosa. Quindi ora senza indo la salita, quindi vedrete più clip di io che cammino, di paesaggi, perché sennò sputo un polmone. Ma la cosa importante che vi volevo dire è: quando vedete che non ce la state facendo, che siete sovraccarichi, che non vi sembra ci sia una soluzione, staccate. Trovate il modo di uscire da quella situazione, anche solo per un giorno, due, e andate in un posto che vi fa stare bene, che vi permette di staccare un po' la testa, recuperare le energie e poi tornare più carichi di prima a fare quello che dovete fare. Detto questo, spero che questo mini trekking che abbiamo fatto ti sia piaciuto, ti sia servito per capire un po' l'importanza di staccare un po' la testa ogni tanto. Se già non l'hai fatto, iscriviti al canale, lascia un bel like e condividi il tuo video con tutti i tuoi amici. Noi ci vediamo prossimamente a un nuovo video che usciranno, penso, tutti i lunedì a sto punto, perché più o meno riesco ad avere una programmazione abbastanza fitta, non è garantito. Qua sotto in descrizione trovi il link di tutti i miei social, soprattutto seguimi su Instagram per rimanere sempre aggiornato su quello che faccio, e noi ci vediamo ad un prossimo video.